Abbiamo deciso insieme all'ufficio di presidenza di dare vita a questa iniziativa per mandare un messaggio forte. La Toscana in questi anni ha fatto, sta facendo, continuerà a fare tutto quello che può per dire con chiarezza che una bimba che nasce in uno dei borghi più piccoli della nostra regione deve avere gli stessi diritti di una donna che vive nel centro di una grande città. Per fare questo, per essere al fianco di chi lotta per i diritti, abbiamo deciso di premiare le attiviste di Donna Vita Libertà. È un modo per dirgli che siamo sempre al loro fianco, che questa battaglia per i diritti negati è anche la nostra battaglia per i diritti. Poi abbiamo voluto premiare 8 donne che hanno portato il nome della Toscana in alto nel mondo, a volte storie meno note, a volte più note, di cui noi vogliamo andare orgogliosi. Questo è il senso dell'iniziativa di oggi, un'iniziativa voluta da tutto l'ufficio di presidenza. Marzo è sempre una giornata di celebrazione della donna ma anche di profonda riflessione. È giusto che il Consiglio regionale conferisca dei riconoscimenti alle donne che ce l'hanno fatta, ma ci sono molte donne che ancora non ce l'hanno fatta e che ogni giorno combattono con disuguaglianze, con diritti negati, con compagni violenti e quindi è giusto che questa sia una giornata davvero di richiamo delle istituzioni ma della società tutta, perché non vi è dubbio che ancora c'è molto da fare. Negli anni 70 la prima donna ministro, Tina Anselmi, fece la prima legge sulla parità salariale. Ancora oggi i governi intervengono su questo tema perché ancora questa parità salariale, sappiamo, non c'è. Per dire alcuni titoli sui quali abbiamo la necessità che l'8 marzo non sia una data sul calendario ma sia un impegno profondo per tutte le donne, perché sappiamo che una donna che può lavorare, che può sviluppare la propria dimensione personale è una donna che conferisce alla propria famiglia, alla società tutta un di più di ricchezza, di contributo, di approccio positivo ai problemi, e io credo che se le donne fossero ai posti di comando la nostra società sarebbe sicuramente migliore di quanto non sia oggi. Quindi un buon 8 marzo e un impegno per il futuro da parte di tutti noi. A parlare della festa della donna si rischia a volte di dire cose banali. Io, festeggiando la donna oggi nel 2023, voglio ricordare due donne. Una è Celina Seghi, che è nata in un piccolo paese di montagna oltre 100 anni fa, che era nata l'8 di marzo e che quest'anno sarà il primo anno che non festeggia il suo compleanno perché è mancata, aveva insomma vissuto un secolo intero, e però secondo me rappresenta uno dei simboli più belli dell'emancipazione femminile, nata in un paese di montagna all'inizio del 1900 e che è andata, quando le sue coetanee passavano la vita nei boschi a raccogliere mirtilli o a andare a legna, è andata a giro per il mondo a vincere gare di sci. Quest'anno sarà il primo 8 marzo senza Celina Seghi. L'altra donna che mi piace ricordare oggi è Giorgia Meloni. Ci sono voluti oltre 70 anni perché l'Italia avesse una donna ai vertici dell'architrave istituzionale a fare il Presidente del Consiglio. Sicuramente penso che, indipendentemente dalle appartenenze politiche, il fatto che questo 8 marzo l'Italia sia rappresentata nel mondo da una donna, da Giorgia Meloni, sia per le donne un bel esempio e sicuramente una bella notizia. Ogni 8 marzo è un momento per fare il punto della situazione sulla condizione delle donne. Oggi non è soltanto la festa della donna, è la giornata dei diritti delle donne, e è importante capire a che punto siamo in Toscana e nel nostro paese. L'anno scorso avevamo fatto una ricognizione grazie a IRPET per capire la situazione lavorativa delle donne in Toscana. In questo anno devo dire che è cambiato molto. La Regione Toscana, attraverso i suoi organi più importanti, la Giunta e il Consiglio regionale, ha fatto una serie di interventi ed iniziative, e ne ha annunciate delle altre nei prossimi mesi, proprio per andare in questa direzione, cioè aiutare le donne, le bambine e le ragazze a scegliere il loro futuro senza
senza discriminazioni e avendo bene in testa la loro libertà di vita e appunto i diritti delle donne. Innanzitutto è importante parlarne in continuazione perché crimini del regime islamico sono infinite, le violenze sono inaudite e ogni giorno ci chiediamo cosa succederà di più, no? E abbiamo bisogno sicuramente di comunità internazionale, abbiamo bisogno di sensibilizzare, ma abbiamo bisogno veramente di fatti concreti, in maniera che si possa indebolire il nostro regime e chiedere anche conto di quello che sta facendo, perché avvelenamenti delle bambine soprattutto, ma anche dei maschi avvelenati in questi giorni, credo sia un fatto così grave che non si può nemmeno credere che si possa fare una violenza di questo tipo. Quindi penso che anche comunità internazionale e tutti gli stati democratici hanno il dovere di chiedere cosa sta succedendo. Come Regione Toscana penso che per noi è molto importante sempre sostenerci e chiediamo a vari livelli istituzionali, perché ovviamente ci rendiamo conto che ogni livello istituzionale può fare a determinati ruoli. Sicuramente Regione Toscana in questi mesi è stato accanto a noi, ha dimostrato che sta accanto alle donne iraniane e noi continueremo a lavorare con loro, perché credo che per primo passo per poter aiutare sia anche conoscere quello che sta succedendo. È il nostro dovere come donne iraniane, come popolo iraniano, è quello di far sapere al mondo tutte le atrocità che stanno succedendo nel nostro paese. Qualche tempo fa, quando piove molto forte, le cantine si allagano e per puro caso mi sono trovata a salvare dal macero i registri della clinica psichiatrica dalla sua fondazione. Il 1906 è stata un'emozione, ho anche scritto un libro sull'argomento, proprio vedere com'è nata e vedere quanti cervelli sono stati necessari per costruire questo tempio di sapere, dove ancora io ho pazienti che vengono anche dall'Europa e non è merito mio, io mi devo riconoscere il merito di aver stabilito con me stessa quando sono diventata direttore che avrei lasciato la clinica più in alto scientificamente di come l'avevo ereditata dal professor Cassano. Ecco, questo impegno l'ho mantenuto perché le pubblicazioni scientifiche sono sotto gli occhi di tutti e quindi penso il mio compito anche di appassionare alla ricerca tante generazioni di giovani di averlo svolto. Dovete sapere che gli uomini ragionano per obiettivi, le donne ragionano per relazioni. Questo ha portato le donne a ricoprire dei ruoli veramente importanti. Io parlo del nostro ruolo, quindi delle cantine italiane. Sicuramente le donne sono in minoranza nelle vigne, nelle cantine, ma sono in netta maggioranza nel marketing, nella comunicazione, dove arrivano all'80%. Nelle vendite, dove anche se è piccolina la percentuale di maggioranza, siamo al 51%. E questo fa sì che nel vino si possa arrivare a risultati ancora migliori, no? Nel passato si pensava al vino italiano come il vino di basso prezzo, come vino che veniva venduto anche in cisterne. Pensate che nel 2022 il valore del vino premium, parlo di vino fermo italiano, è arrivato a superare il valore del vino di più basso livello. Ecco, sicuramente il ruolo delle donne in questi settori di cui ho parlato prima è stato
importantissimo per arrivare a questi obiettivi. Sono una donna chef e da 25 anni mi porto con me le 2 stelle Michelin, che questo per me è un grande onore. E mi rivolgo a tutte quelle ragazze che vogliono intraprendere questo lavoro, che è vero che è un lavoro faticoso e portato avanti da, quasi sempre da uomini, però uno che ci mette tutto il cuore, tutta la passione, la costanza, lo studio, tutto il suo sapere, ce la può fare tranquillamente. Io e altre donne come Annine siamo l'esempio, e quindi dico a tutte le ragazze che gli piace la cucina di buttarsi in questo lavoro che è bellissimo, faticoso ma bellissimo. Sono professoressa all'Università di Monaco di Baviera e anche prorettrice per gli affari internazionali e la diversità. Sono molto onorata che oggi mi venga consegnata o data questa onorificenza. Sono molto grata alla Regione Toscana e anche al Presidente del Consiglio regionale, alla Presidentessa del Comitato per le Pari Opportunità e alla Regione tutta. Io ho fatto una carriera internazionale, però per me le radici, la famiglia, anche l'essere toscana sono sempre stati fondamentali, e vi spiego anche perché, per 2 fondamentali ragioni. La prima, perché io ho avuto la fortuna, essendo toscana, di poter partecipare e essere accettata in molte istituzioni d'eccellenza qui in Toscana, e qui parto dalle avanguardistiche scuole materne degli anni 70 qui in Toscana fino all'Università di Pisa e, nel mio caso, alla Scuola Normale di Pisa, e questo mi ha dato le competenze sia personali che scientifiche poi per fare la carriera che ho intrapreso. E quindi per me sarebbe importante anche mandare un messaggio alle istituzioni toscane affinché si prendessero cura e promuovessero queste entità di eccellenza toscane, che però sono uniche nel mondo. Sono Claudia Petrini, una delle archeologhe dello scavo di San Casciano dei Bagni. Sono qui oggi in rappresentanza, insieme ad altre 6 mie colleghe, di un gruppo nutrito di professioniste impegnate in questo progetto di ricerca di cui si è molto parlato negli ultimi mesi. E il nostro gruppo è composto soprattutto appunto da ragazze, da archeologhe, e sia studentesse che appunto archeologhe già laureate e specializzate. Ma all'interno di questo progetto non ci sono appunto solo archeologhe, ma ci tengo a ringraziare anche la nostra sindaca Agnese Carletti, la presidente dell'associazione archeologica Irene Picchieri e tutte le altre donne e ragazze che tramite l'associazione archeologica contribuiscono al nostro progetto. E noi oggi rappresentiamo qui anche tutta la categoria delle archeologhe, perché la nostra professione spesso, diciamo, non viene riconosciuta, nel senso che abbiamo delle difficoltà in quanto donne in ambito lavorativo, e quindi oggi abbiamo l'occasione, essendo qui, di essere, diciamo, portavoci di tutta la nostra categoria. Allora, l'esperienza in Turchia è stata sicuramente un'esperienza che mi ha segnato come medico e come persona prima di tutto. E è un onore ricevere questo premio da parte della Regione Toscana, che ha investito tanto nel progetto dell'USAR e che penso e spero continui ad investire, perché è un'unità specialistica che ha la sua unicità in tutta Italia. Dedico la premiazione a chi mi è stato accanto, a chi mi è stato accanto da casa, a chi mi è stato accanto là, anche perché il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro di equipe, quindi io in realtà sono soltanto una delle 50 persone che erano lì e hanno operato in Turchia. Perciò un ringraziamento speciale, una dedica speciale va a tutti loro. Sono Lucia Ieri, presidente di MGM Motori Elettrici SPA. L'azienda ha sede qui in Toscana, in Lombardia, a Milano, e in altre 4, abbiamo stabilimenti in altre 4 parti del mondo, in India, in Turchia, negli Stati Uniti e in Canada. La holding è di diritto italiano, quindi paghiamo le tasse in Italia. MGM è un'azienda metalmeccanica e ci sono tante donne in posizioni apicali.
Sono lì non per quote rosa o per favoritismi, ma soltanto perché è quanto di meglio abbiamo potuto trovare sul mercato. Sono qui in rappresentanza di Martina, che è in questo momento Indian Wells. Inizia oggi il torneo, un Master 1000 negli Stati Uniti, uno degli appuntamenti più importanti dell'anno. Quindi Martina purtroppo non sarà con noi. Ieri stanotte ha mandato un video che faremo vedere durante la cerimonia. Martina è molto contenta di questo premio perché lei rappresenta, no, questa con grande onore il sesso femminile. Il tennis è uno sport molto competitivo, per le donne è uno sport molto solitario, è uno sport che porta a galla tutte le debolezze, che porta a galla tutte le paure e quant'altro, e quindi è un costante rimettersi in gioco ogni giorno e affrontare tutto quello che sono i propri limiti, i propri fantasmi e poi gioire poi per quello che si è riuscito a fare. Martina ha stupito tutti l'anno scorso a Parigi, raggiungendo la semifinale a Roland Garros, e però noi del suo team siamo convinti che sia stato un assaggio. Quindi Martina sta crescendo, continua a crescere, ha ampliato il suo organico dello staff, sta lavorando sempre più duro, è rimasta umile, è rimasta lottatrice, lavoratrice, affamata. Quindi siamo sicuri che continuerà la sua crescita e che ci darà delle soddisfazioni ancora più grandi di quelle che abbiamo avuto fino ad oggi. Grazie.